Salve, buongiorno a tutti. Oggi è il 9 di settembre e ieri sera l'estrazione per quello che riguarda le persone che sono nel mio gruppo, voglio rammentare questa previsione. Allora, il 59-55 era un ambo secco. Adesso non sto a dare tante informazioni perché per ovvi motivi. Però voi sapete che io queste previsioni le ho date di omaggio e sono perpetue. Perpetue vuol dire che anche le sestine ovviamente davano i terni. Allora, ieri sera la sestina ha fatto il terno 59, 55, 77 su Palermo, scusate. E come avete visto, io stamattina ho pubblicato già gli scontrini dell'ambo secco. E l'ambo secco, voglio dire, è costato 1,50 euro. Non è che hanno puntato un patrimonio. La stessa previsione su Cagliari ha fatto 59,79. Cioè, questo volevo rammentarlo a voi giocatori che siete nel mio gruppo. Perché io quando regalo una previsione, vi dico, signori, questa è perpetua, esce tutti i mesi, come minimo dovete tenerla in considerazione e fare un promemoria. Poi è vero che state giocando ancora il numero di Palermo di settembre, è vero anche che sta uscendo quello di agosto, quello di settembre che continua a uscire, che comunque era questo il numero, no, di settembre. Il 10 esce ancora a Roma e il 10 esce ancora a Cagliari, che sono appunto le ruote del sole. Questa non è una polemica, è solo una considerazione per farvi capire, per farvi comprendere che molti di voi siete veramente distratti, perché io me ne accorgo che siete distratti. Lo so che il giocatore è distratto per natura e vuole sempre cambiare i numeri, no? Per il giocatore vincere al lotto vuol dire ogni volta cambiare i numeri, ma non è così. Poi, sempre questo mese, io ho dato due terzine, ho spiegato che c'era sette numeri di cui si doveva dividere in due terzine, sole e luna. Una delle due terzine, che è il 17, 18 e 19, il 18 e 19 esce su Napoli ieri sera. Quindi erano due terzine, non sette numeri. Ovviamente avevo spiegato che si dividevano in due terzine e ovviamente forse la distrazione oppure non ascoltate i video, perché magari secondo voi, secondo alcuni, non lo so, basta la mattina venire a dire buongiorno sotto i video e per noia o perché magari non vi interessa di ascoltare quello che ho da dire, io comunque avevo dato due terzine. Che due terzine non sono pagate poi così poco, no? Non è che la lottomatica non paga. Poi vabbè, ho dato il 2 su Genova e anche il 2 su Genova è il 2 su Genova, punto. Domani mattina, non stamattina perché adesso devo fare tutti i conti, io vi pubblico due congiunzioni, di cui una è del 2018, una del giorno 6 e una del giorno 10, il quale potrete dividerle in quartine, no? Perché le sestine si possono dividere in quartina, che poi in realtà le quartine sono degli ambi in quartina, sono degli ambi secchi. Quindi domani mattina vi faccio tutto lo schema e vi spiego passo passo come si giocano le congiunzioni, che già le congiunzioni le conoscete. Allora, questa mattina voglio dare tante informazioni a tutti coloro che mi seguono e soprattutto che mi seguite su Rumble. Allora, io non ho mai avuto il piacere, in tanti anni che sono su YouTube o comunque ero anche in Facebook con dei gruppi, piccoli gruppi, io non ho mai avuto l'onore o il piacere di conoscere qualcuno che studia astronomia.
Questo non mi è mai successo di incontrare qualcuno. Quindi, se non si conosce la scienza, mi sembra difficile dover collaborare con me, no? Perché uno o conosce, domani quando io vi presento queste congiunzioni, che sono del 2018, una del 6 e una del 10, l'ho già scritta qua come promemoria, come minimo, se questa persona pretende di scrivere che collabora con me, ma non è così, assolutamente c'è qualcuno che collabora con me, ma non è così, dovrebbe avere come minimo la cartelletta rosa, come minimo, perché questo io stamattina, adesso appena ho finito il video, andrò sulla mia cartelletta rosa e faccio due conti e faccio i calcoli. È corretto? Funziona così. Allora, questa persona che sono anni che mi tampina vuol dire molestare, cambia sempre la sua mail, quindi una volta si chiama così, una volta si chiama così, una volta si chiama così. Guarda caso adesso si chiama Camelia, ha preso il nome di una donna, si chiama Camelia e su Rumble fa, come posso dire, azione di disturbo. La fa su Rumble e la fa attraverso delle mail private. Allora, io ho un bel pari dover spiegare a tutti coloro che mi seguite che su Rumble, quando trovate delle previsioni sotto i miei video, non sono certo io che scrivo, perché se io ho questa. Adesso vi faccio vedere, in settembre ci sarà questo, no? Questo, questa è una sestina, vedete? Io alzo una foglio e vi faccio vedere le previsioni, quindi non le scrivo sotto nei replay, perché sennò sarebbe inutile che io faccia i video. Se devo scrivere anche sotto i replay, ma sotto i replay non sarà certo il mio collaboratore o addirittura io che collabora con lui. È una persona inopportuna che scrive delle cose inopportune. Forse per mettere disagio, per mettere confusione alle persone che mi seguono, per mettere confusione. Stamattina ecco qua che ci siamo con la frangia. Se non la tocco più, se no mi baschi io. Allora, io vorrei, ecco, cos'è che voglio dare informazioni con questo video? Che se voi ascoltate questo video, se voi ascoltate questo video, capireste, no? O comunque sapreste questa informazione secondo cui con me non collabora nessuno, io non collaboro con nessuno. Perché, come ripeto, non ho mai conosciuto nessuno all'altezza della situazione. E poi, come minimo, qualcuno che collabora con me, come minimo, deve avere la cartelletta rosa. Se no, ti saluto Ninetta. Poi c'è un'altra cosa da dire, che è importantissima questa. Io le ruote le ho e non le ho. Cosa voglio dire? Io la ruota ce l'ho sul numero di Palermo. La ruota, per esempio, ieri ce l'avevo sul 2 di Genova, però erano due ruote che avreste dovuto giocare. Il 2 era da giocare sia su Genova che su Firenze. È corretto se dico questo. Ora, se io vi presento questa previsione e qualcuno sotto i video mette la ruota, no? Vuol dire che la ruota è sbagliata o è inventata. O è stimolato dal fatto di mettere, di farvi anche perdere i soldi. Perché le ruote o si conoscono o si conoscono. Tra le altre cose, se la ruota io la conoscessi, qua la ruota ve la do io. Per esempio, questo l'ho preso su Giove. Giove, governa la città di Taranto. La città di Taranto non è sul lotto, sulle città del lotto, giusto? Abbiamo Bari.
Però Bari e Taranto non è la stessa cosa, perché Taranto ci sarà una, che adesso non mi viene il nome, e Bari abbiamo 41, Bari e Roma, 41 di latitudine. Mi seguite? Quindi a rigor di logica potrei dirvi giocatela su Bari e su tutte, sempre se la volete giocare ovviamente. Poi non è detto che questa esca su Bari domani. Può essere che esce alla fine del mese, perché le ruote sono lunghe da fare il giro delle ruote. Quindi tutti questi argomenti di cui io tratto il mattino, se voi ascoltate i miei video, saprete con sicurezza matematica che purtroppo io ho qualcuno che mi molesta da tanti anni, che viene sotto i miei video a scrivere delle, come posso dire, anche delle cose inopportune, e poi scrive anche le sue previsioni. E viene a fare anche, stamattina voglio dare un'altra informazione. Questo personaggio che viene a fare pubblicità agli altri lottologi, ai lottologi che fanno il lotto tradizionale, e lui viene a fare la pubblicità. Adesso io l'ho già detta questa cosa, e ovviamente i lottologi che fanno il lotto tradizionale fanno orecchio di mercante, se ne sbattono. Cioè, a me che me ne frega, l'importante è che va lì, ma e porta anche i vostri numeri qualche volta, perché evidentemente o riesce a prenderli o è nei vostri gruppi. Soprattutto nel gruppo, lui parla molto bene del gruppo dell'otologo. Non voglio fare il nome, ma voglio dare l'indicazione a quell'otologo che gli è morto il cane. Non so, 2 mesi fa, qualcosa del genere, quest'estate. E lui viene a fare la pubblicità a questo otologo. Lui dice che è abbonato a questo lottologo, che è molto bravo, di seguire questo lottologo, che lui vi darà i terni su ruota. Che poi, tra le altre cose, io il giocatore che vuole andare a seguire il lottologo che gli è morto il cane quest'estate, cioè, a me veramente, accomodatevi, non è così importante per me, perché appunto siamo ancora in democrazia. I giocatori faranno ciò che vogliono, seguiranno chi vogliono. Vogliono seguire il signore che gli è morto il cane, vogliono seguire l'altro che ha un nome e cognome specifico, che spesso è sotto i miei video, anche lui. Quindi non so se è serio sapere che c'è qualcuno che vi fa pubblicità. Mi rivolgo a voi, signori lottologi, che fate il lotto tradizionale. Non so se per voi è così serio sapere, perché io vi metto a conoscenza, che c'è qualcuno che viene sul mio canale a farvi pubblicità. Io dico che non è serio. Non siete seri. Se permettete questa cosa, perché io non vorrei mai che il mio nome fosse accomunato a qualcuno che va a molestare in giro la gente, non sarei contenta. Poi vedete, io la pubblicità me la faccio sul video, sul mio canale. Qua stamattina mi sto facendo una certa pubblicità e sto spiegando. Signori giocatori, per chi mi vuole seguire, per chi ha il piacere di seguirmi, io domani mattina pubblico a tutti voi una congiunzione per settembre, una del 6 e una del 10. Adesso sperando che non è ancora uscita, se no cambio giorno, non è un problema. Quindi io queste cose sono costretta a doverle dire, perché su Rumble c'è qualcuno che è arrivato a scrivere 200 commenti, compresi anche commenti molto inopportuni, e 200 sono tanti. Quando uno scrive 45 commenti tutti in una volta, vuol dire che sta
Sta facendo azione di disturbo. Quando qualcuno viene sul mio canale a fare la pubblicità a voi lottologi che fate il lotto tradizionale, io credo che non sia serio, soprattutto a quel lottologo che gli è morto il cane quest'estate, che pare che sia nel suo gruppo, signore. Questo signore qua, che non faccio nomi, no? Perché poi mi segnalate, ma capisci a me. No? Se volete capire, capite. Se volete far finta di niente, fate finta di niente. Perché ricordatevi che stamattina, quando io dico che voi, lottologi che fate il lotto tradizionale, non è serio che qualcuno venga sul mio canale a farvi la vostra pubblicità col vostro nome, il vostro cognome o il vostro link o i vostri numeri. Voglio dire, i giocatori queste cose qua le ascoltano e fanno le loro valutazioni, perché il giocatore valuta, no? Perché fare pubblicità sul web ci sono tanti mezzi e tanti modi per fare pubblicità. Uno si apre un canale oppure farà qualche cosa di diverso. Comunque la pubblicità è l'anima del commercio. Io non mi farò certo pubblicità e accomunare il mio nome con un molestatore, ovviamente io dico anche di no. Perché non avrei nessun vantaggio, non solo avrei solo dei svantaggi. E poi non è serio. E la parola serietà credo che nel gioco del lotto dovrebbe primeggiare, dovrebbe essere la prima parola da poter adoperare. Allora, io la chiudo qua stamattina, ho lanciato un altro messaggio, spero che voi lottologi che fate il lotto tradizionale, non so se dovete aprire gli occhi o aprire le orecchie, sappiate che la situazione è questa. Io non sono contenta che i vostri nomi e i vostri cognomi siano pubblicizzati sotto i miei video. Non lo trovo, lo trovo scorretto e non lo trovo serio. Quindi vedete voi, basta che venite sotto il mio canale, sotto i miei video, soprattutto su Rumble, e potrete leggere. Io oggi eventualmente, quando ho caricato questo video, lascio tutti i replay, tutti i commenti che farà questo personaggio, no? A vostra disposizione, così li leggete. Magari stamattina lui ascolta, è capace che fa il furbo e non scrive niente. Però io posso aprire quelli di ieri, quelli del video di ieri, vediamo cosa succede. Allora, io continuerò a pubblicare le mie previsioni, farò la mia pubblicità sia su YouTube che su Rumble e questo è tutto. Seguitemi domani e iscrivetevi su Rumble. Io vi auguro una strepitosa giornata oggi. Questo è tutto. Ciao e grazie.